Salve a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Ritorniamo a parlare di una bella scopa elettrica, questa volta è di IQOS Mambo 301. Mambo 301 è il modello, IQOS è l'azienda. Si tratta di un'azienda spagnola, guardate come è carina questa scopa elettrica qua, anzi ne approfitto subito per fare la copertina. Facciamo al contrario, così vedete già subito la scritta e poi la ruoterò. Ma bando alle ciance, questa scopa elettrica mi ha convinto molto e vi spiego in questa recensione, in questo video, il perché. Partiamo subito dalla confezione, vi lascio come al solito il link per acquistarla qui sotto in descrizione, tranquillamente disponibile su Amazon con tutti i vantaggi che ha l'acquisto su Amazon. Come detto però, partiamo subito dalla confezione. Confezione che è molto semplice, all'interno c'è la docking station per la ricarica, che in realtà è un supporto con una base, un'asta in alluminio e un piccolo maritozzo di plastica con l'alimentatore che permette poi di ricaricare questa scopa elettrica. Poi c'è il corpo principale del motore, la batteria, questo accessorio che è la semplice, la classica spazzolina per poter aspirare le briciole o fare piccolissime pulizie, un altro tubo centrale e infine la spazzola motorizzata che vedete qui. Quindi una dotazione piuttosto minimale, ma IQOS ha fatto una scelta, ovvero quella di non includere troppi accessori, ma offrire comunque una costruzione migliore della scopa elettrica. Infatti gli assemblaggi sono migliori rispetto ad altre scope elettriche, vi lascio i link delle rispettive recensioni qui sopra nella i in alto alla vostra destra, e gli assemblaggi sono più durevoli, anche le plastiche sono migliori e più resistenti anche sul lungo periodo. Secondo me questa è una scopa elettrica che durerà abbastanza. Certo, non si raggiunge la qualità di altre scope elettriche come per esempio quella Bissell, come per esempio quella Dyson, come per esempio quella di Shark, ma siamo comunque per la fascia di prezzo che ricordo essere sui 100 euro a livello della Roventa Air Force 360, che purtroppo non ho portato qui sul canale ma che ho avuto comunque modo di provare. Dunque bella scelta, dotazione minimal ma assemblaggi un po' migliori nella fascia di prezzo, giusto per offrire quel briciolo di concorrenza in più. Partiamo proprio dalla struttura centrale. Beh, a parte i colori, che secondo me la scelta cromatica è importante in un prodotto che comunque tenete a casa, lo fate vedere a tutti, è visibile da tutti e lo utilizzate ogni giorno, questo rosa, nero e azzurrino chiaro secondo me poteva essere un po' più sobrio, soprattutto questo rosa con i pulsanti azzurri non è che mi faccia proprio impazzire, ma tant'è, i gusti sono gusti. Purtroppo non è disponibile in altre colorazioni, ma invito caldamente IQOS a riflettere sulla combinazione di colori perché potrebbe essere importante per scopi di vendita. Molto bello il fatto che nel retro della batteria ci sia l'alimentazione, la carica residua tramite tre tacche, mentre una tacca un po' più in alto indica quando la batteria è completamente carica. Il serbatoio è la pecca di queste scope elettriche economiche. Perché? Perché ha una capienza minima, diciamo che qui lo passate una volta al giorno e dovrete svuotarlo. Fortunatamente però svuotarlo è davvero semplice, basterà premere questo pulsante e si aprirà il tappo nella parte inferiore. Tra l'altro per svuotarlo non è necessario togliere la spazzolina né l'accessorio di pulizia principale, quindi anche questa è una piccola attenzione che in altri aspirapolvere, in altre scope elettriche non troviamo. Ottimo il filtro nella parte centrale, c'è un filtro di carta che si può pulire semplicemente agitandolo, estraendo il serbatoio. All'interno invece c'è un filtro in metallo con dei pori molto piccoli, questi garantiscono un'aspirazione migliore, più efficace, soprattutto una filtrazione ancora migliore e soprattutto una maggiore affidabilità a lungo termine rispetto ai filtri in plastica che abbiamo visto in altri prodotti concorrenti. Ripeto, buona la costruzione, mi ha davvero convinto. Parliamo poi della spazzola, la spazzola principale. In questo caso, al contrario di altre alternative, comunque si può togliere, ma il tutto è molto più solido, molto più stabile. Guardate, se io agito la scopa elettrica, la testa rimane fissa e questo garantisce un'ottima direzionalità quando voi utilizzate la scopa e quindi una maggiore facilità di pulizia e la possibilità di andare lì dove lo desiderate senza che la testa si muova per conto suo. Spazzola che inoltre ha i LED che illuminano le zone un po' più buie, quindi vi permettono di identificare in maniera migliore
La polvere è soprattutto è diversa dalle altre spazzole già viste perché assomiglia a quella Dyson per i pavimenti duri, quindi è tutta pelosa, passatemi il termine, e riesce non solo a convogliare la polvere verso il tubo di aspirazione, ma soprattutto ha un effetto quasi lucidante sui pavimenti molto lisci, quindi se lo utilizzate sul cotto, sul marmo o sul parquet ottenete davvero un ottimo effetto. Per quanto riguarda la potenza è di 25 volt, occhio perché la potenza indica tutto e niente, potete avere un motore potente ma comunque un'aspirazione non così efficace. L'aspirazione qui è buona, ovviamente è l'aspirazione che vi potete aspettare da una scopa su questa fascia di prezzo. Sicuramente non è paragonabile a quella di un Dyson, a quella di un Bissell, a quella di una scopa elettrica Shark o di una Roventa Air Force 4,60. Quindi è una buona aspirazione che posso consigliare per la pulizia quotidiana. Finite di mangiare, invece di prendere la scopa e la paletta, prendete questa, volete pulire camera vostra in maniera veloce, prendete questa, volete pulire un intero appartamento, prendete questa, comunque ce la fate. Forse non è indicata per la pulizia profonda, quella della domenica, quella mensile in cui veramente date tutti voi stessi, ma per la pulizia quotidiana va più che bene. Parlando di autonomia, invece, la batteria è da 2200 mAh. Questo cosa significa? Che nella massima modalità di aspirazione, perché sì, in questa scopa elettrica potete scegliere tra due modalità di aspirazione, quella un po' più bassa e quella invece più potente, io personalmente l'ho utilizzata sempre nella modalità più potente, e la batteria dura sui 15-20 minuti a seconda un po' dell'accessorio usato. Se usate la spazzolina ovviamente non avete né il consumo dei LED né la spazzola rotante, quindi assorbirà meno energia e potete arrivare tranquillamente anche a superare i 20 minuti. Se usate la spazzola principale state sui 15 minuti. Attenzione, perché nonostante possa sembrare poco, in realtà sono più che sufficienti per pulire 2-3 stanze e poi metterla a ricaricare. Punto dolente, la ricarica che non è velocissima, infatti per ricaricare completamente la batteria quando completamente scarica occorreranno circa 3-4 ore, quindi non proprio un tempo record, però tendenzialmente dispositivi del genere sono fatti per essere utilizzati e poi lasciati perennemente nella dock di ricarica. Parliamo però anche della dock di ricarica, scusate la piccola assenza fuori dall'inquadratura, eccola, vedete, è una base in plastica, un tubo in alluminio e questo a crocchio in plastica. Devo essere onesto, ok l'economicità, ma quello che vi suggerisco io per migliorare anche l'estrazione e il posizionamento della scopa sulla base di ricarica è quello di fissare la base sul pavimento. Potete utilizzare del biadesivo, del velcro, potete addirittura incollarla, non vi consiglio di murarla, però insomma fissatela, perché purtroppo il pin è messo qui sotto, non so se riuscite a vederlo, il pin coassiale per la ricarica va proprio qui sotto e nonostante l'inserimento della scopa nella dock sia abbastanza facile, per toglierla dovrete tenere la dock, a meno che non vogliate portare la dock con voi quando cercate di estrarre l'aspirapolvere. Quindi vi consiglio appunto di fissarla per agevolare questo movimento, non è nulla di drammatico e per questa fascia di prezzo, ripeto, ce lo si può aspettare. Dunque, una scopa elettrica che tutto sommato mi ha convinto, non mi aspettavo questa qualità da una scopa elettrica da 120 euro. Più o meno il prezzo oscilla tra i 120 e i 130 euro, a volte è un po' più alto, a volte è un po' più basso, vi ricordo che per monitorarlo avete il link qui sotto su Amazon. Tuttavia è una scopa elettrica che sotto i 150 euro mi sento di consigliarvi senza remore. Buoni assemblaggi, buona aspirazione, minimalismo ma intelligente, perché anche la spazzola la potete cambiare con una di ricambio, tra l'altro l'estrazione è molto più solida, non vi capiterà mai come è successo con altri prodotti che la spazzola si rimuova accidentalmente, perché per estrarla c'è un meccanismo a molla ma è incavato nella struttura della scopa stessa, quindi dovrete essere voi ad azionarlo, ma non si azionerà mai da solo, cosa che comunque garantisce appunto una migliore fruibilità. Le uniche pecche, come detto, sono magari la batteria che si ricarica in tantissimo tempo e il serbatoio che non è enorme, quindi dovrete svuotarlo abbastanza spesso, ma è tutto. Anche insomma la base di ricarica onestamente poteva essere fatta un po' meglio. Mi è piaciuto tanto che nella scopa ci sia integrato il supporto per la spazzolina, così non dovrete mai rinunciare ad avere la spazzolina o lasciare il tubo, ma potete portare tutto con voi e utilizzare l'accessorio che più vi serve nell'istante in cui ne avete
bisogno. Detto questo è tutto, ricordo il link è qui sotto in descrizione, fatemi sapere voi se avete provato questa scopa elettrica e cosa ne pensate di questi sgargianti colori. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete altri dubbi, perplessità, curiosità, io rispondo sempre a tutti. Per questo video è davvero tutto, ciao!